Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Agrigento questa mattina hanno dato esecuzione a un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto la misura degli arresti domiciliari e dell'obbligo di dimora nei confronti degli appartenenti a un sodalizio criminale dedito all'illecito commercio di autovetture di seconda mano con conto ai chilometri manomessi. L'artificio della decurtazione dei chilometri aveva come effetto finale quello di fare lievitare il prezzo di vendita degli autoveicoli ceduti ai clienti per un corrispettivo complessivo di oltre 700.000 euro, assegnando loro una valutazione di mercato ben più alta rispetto a quella che avrebbero avuto con i chilometri realmente percorsi. Il sodalizio ha quindi reinvestito l'illecito profitto negli autosaloni dediti alla commercializzazione dei predetti mezzi, attraverso plurimi episodi di autoriciclaggio. In merito è stata messa dall'autorità giudiziaria l'apposita ordinanza eseguita oggi dai finanzieri, aventi ad oggetto 4 misure personali, 2 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora, nonché il sequestro preventivo di 3 aziende di Canicattì, coinvolte nell'illecito traffico per un valore complessivo di oltre 550.000 euro, nonché della disponibilità finanziaria depositata sui conti correnti societari. Dopo anni di attesa restituiamo agli utenti un tratto di autostrada di fondamentale importanza che si inserisce tra quelli più intenso traffico della viabilità regionale, soprattutto in questo periodo estivo. Riportiamo la circolazione alla normalità evitando rallentamenti e disagi. Un lavoro che prosegue comunque su tutta l'autostrada Messina-Catania con una serie di interventi che riguardano la riqualificazione complessiva per elevare gli standard di qualità e sicurezza. Lo afferma il presidente della regione Renato Schifani commentando la riapertura al traffico stamattina di un tratto dell'autostrada 18 nel territorio comunale di Letoianni, interessata nel 2015 da una frana che provocò il distacco di materiale dalla collina sovrastante, invadendo completamente la carreggiata. I lavori sono stati realizzati dalla struttura contro il dissesto idrogeologico di cui il commissario è lo stesso presidente della regione, per un importo di 16,3 milioni di euro dell'FSC 2014-2020. La zona interessata è stata messa in sicurezza attraverso la realizzazione di una galleria artificiale che ha anche la funzione di stabilizzare il piede del pendio. Inoltre l'intervento ha previsto il posizionamento di una rete tridimensionale ad alta resistenza ancorata alla roccia stabile. I militari dell'Arma, con il supporto del 12° Reggimento Sicilia e dei colleghi del nucleo CITES di Catania, hanno effettuato dei controlli nel comune di Acicatena, volte a prevenire e contrastare la criminalità ambientale per favorire la conservazione della biodiversità nella terra delle Aci. In questo contesto i carabinieri hanno scorto all'interno del garage di un 71enne nel posto una spropositata quantità di pane a raffermo conservato in buste di plastica. Da un primo esame del garage hanno subito intuito di trovarsi nell'abitazione di un bracconiere perché su di uno scaffale hanno trovato diverse reti a maglia fitta e dei picchietti solitamente utilizzati per la cattura degli uccelli selvatici. Saliti fino al terrazzo, i carabinieri hanno scoperto in un ripostiglio di pochi metri quadri, chiuso a chiave, il pensionato aveva stivato delle gabbiette contenenti circa 30 uccellini di diverse specie. In un terrario costruito con materiale di fortuna tra tondini in metallo compensato e lastre di pietra erano nascoste 14 tartarughe, la cui detenzione è vietata. Per il pensionato è quindi scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per detenzione di esemplari appartenenti a specie animale selvatica protetta, mentre tutti sia i cardellini che le tartarughe sono stati sequestrati e liberati in un'oasi protetta dove potranno vivere nel proprio habitat naturale. Lo scorso mese di giugno i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontana Rossa hanno arrestato all'interno di un appartamento del villaggio di Elisa 2 due pusher catanesi di 40 e 42 anni, entrambi noti per vicende pregresse di giudiziarie per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'abitazione nella quale i due erano stati sorpresi appartiene all'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, ma i due malviventi ne erano entrati in possesso dopo il decesso dell'assegnataria e l'avevano modificata aggiungendo una porta in ferro a protezione dell'ingresso per renderla difficilmente accessibile e un impianto di videosorveglianza. I militari quindi, dopo il blitz, avevano provveduto a far smantellare quella cancellata e le telecamere installate perché l'immobile potesse essere riassegnato nello stato originario a famiglie bisognose. Qualche giorno dopo gli arresti, i carabinieri sono tornati sul posto accertando tuttavia durante il sopralluogo che erano in corso dei lavori edili nei quali due fabbri stavano ripristinando il cancelletto di ferro, un muratore stava innalzando le pareti per creare un'anticamera, un ulteriore cancello al fine di rendere ancora più inaccessibile l'appartamento e un elettricista stava infine installando nuovamente un sistema di videosorveglianza.
Avendo intuito che presto quella casa sarebbe divenuta nuovamente un covo per spacciatori, gli investigatori hanno identificato tutti coloro che stavano eseguendo i lavori, raccogliendo informazioni su chi li aveva commissionati. Ricomposto così il quadro informativo, i militari hanno proceduto al sequestro preventivo urgente dell'immobile, compreso tutto il materiale per le modifiche. Hotel Nettuno di Catania, per questo interessante meeting che si è svolto questa sera, organizzato dal Rotary Club Catania Duomo 150 per il passaggio della campana del Maugeri Giuseppe a Sebastiano Longhitano. E qui c'è con noi il dottore Franco Pepe, che è stato anche presidente del Rotary Club Catania Duomo 150. È organizzato insieme anche al nostro dottore Amedeo Sghembri. Buonasera. Lui prefetto ha organizzato tante belle cose. E allora, stasera Polaris, il significato? Il significato è quello di premiare coloro che si sono distinti nell'attività del Rotary, ma soprattutto stimolare e continuare lo sviluppo di questi progetti che abbiamo sempre svolto nel contesto della città di Catania e provincia, soprattutto in alcune aree disagiate. Quindi il nostro impegno è quello di continuare in questi progetti, in modo particolare quelli che abbiamo svolto con alcuni onlus che hanno preso in carico dei rifugiati dalla guerra, soprattutto donne e bambini, poi in alcune aree depresse come i quartieri di San Cristoforo. Il quartiere San Berillo è un quartiere che è appunto ricco di potenzialità, ma anche insomma un quartiere periferico nonostante sia al centro della città, perché è un quartiere che effettivamente non è stato attenzionato se non negli ultimi anni. Ora è un quartiere però dove le associazioni, dove è un quartiere emblematico per Paesaggi Aperti, perché Paesaggi Aperti che si occupa proprio delle comunità, di fare empowerment nelle comunità, in realtà ha visto un'enorme potenzialità in questo quartiere, perché ha visto una serie di associazioni. Prima vi è stato Reba, diciamo, con gli aspetti legati più al mondo dell'arte contemporanea, che ha cercato in qualche modo di riqualificare insomma una parte di questo quartiere, e subito dopo si è insediata la cooperativa sociale Trame di Quartiere, all'interno della cui sede noi oggi ci troviamo, e che ha fatto un lavoro meraviglioso con le comunità multiculturali e con i diversi abitanti di questo quartiere. I PUI, i piani urbani integrati, hanno preso spunto proprio da questa marginalità, tant'è che il titolo dei PUI è una sintesi tra margini urbani, perché tratta proprio zone centrali ma che in realtà sono marginali e hanno questa percezione di marginalità rispetto alla città. È chiaro che è stato fatto veramente tanto, quantomeno nell'attività progettuale, purtroppo ahimè in fretta e furia. Già il sindaco a suo tempo, quando era assessore all'urbanistica, già era interessato proprio a questi temi, avendo proprio avuto questo spunto sui piani urbani integrati e mettendo anche tantissime risorse economiche per creare le condizioni di non di un riscatto sociale, ma di far riemergere e di dare realmente quello che è la giusta misura a questo quartiere, che ormai per troppo tempo sta vivendo, se volete, anche in virtù di tante vicissitudini, dai privati agli investitori, agli imprenditori, che purtroppo l'hanno resa forse estremamente distante da quello che è l'obiettivo reale di una rigenerazione di una città che parte proprio da San Berillo.